ma il nostro è un progetto concreto, vuole piantare tante piante nella pianura padana e togliere tanta CO2 dall'aria in modo concreto. Buongiorno, buongiorno, siamo in giro in Trentino perché oggi vi porto a vedere un progetto NFT, ma che ci sta. Guarda, inquadra, Mr. Cameraman. Fai vedere la qualità del Trentino. Avete visto il super ingresso, ma ora conosciamo chi gestisce tutto questo. Ciao. Siamo a un team favoloso. Ciao, benvenuto. Luca. Allora, io vi dico questo, invece di parlare subito del progetto NFT, che sicuramente sarete lì a commentare, guardate la realtà che c'è dietro, ok? Venite. Perché dovete sapere che Luca, a parte avere un super background, che adesso magari ci dici qualcosa, sei stato in Silicon Valley, hai fatto un sacco di cose, e nel green ci naviga anche lui da anni, come ci dicevi prima, ha anche appunto tutta questa realtà dove fai praticamente progetti marketing. Sì, esatto, è un'agenzia, partita come agenzia digitale, ormai è un'agenzia, diciamo, online e offline, on life, come una piccola agenzia, aggiungerei. Questa era una stalla che abbiamo deciso di ristrutturare e trasformare in una farm moderna. E beh, effettivamente è vero, lo è. Allora, intanto questo muro che mi dicevi prima. Questa è l'unica parte che è rimasta così com'era, ed è un po' un omaggio al territorio, quindi è quello che c'è dietro, la storia com'era, e quello che c'è sopra è un omaggio al territorio di oggi, perché noi siamo nel Garda Trentino, che è famoso per la vacanza sportiva, quindi abbiamo surf, villa, mountain bike e anche arrampicata. E quindi passato, presente e graffiti dovrebbe essere il futuro. Lavorano qua circa 30 persone, siamo circa i 30. Un progettino piccolino anche. E abbiamo sale di posa dove facciamo le foto per e-commerce, la parte di sviluppo, la parte di marketing, la parte creativa e la parte social, diciamo. Eccoci qua. Io voglio quello a casa. La scheda mia arriva come idea direttamente dalla Silicon Valley, l'ho visto lì in Google la prima volta. Questo è il libro che ti dicevo prima. È un libro che racconta, fa una storia di come è partito internet, poi fa come siamo arrivati a essere dove siamo, e fa una fotografia di dove siamo e da una visione del futuro. Grazie mille, lo regaliamo anche al videomaker dopo, lo prendo io. Tempo una scala, siamo già in un altro mondo. Eh sì, qua siamo in una zona un pochino più relax, ma dove lavoriamo alla fine anche qua, dove c'è un po' di quello che era il mondo digitale all'inizio e poi anche quello che può essere oggi, ma, e anche dove mangiamo, ci divertiamo e lavoriamo in modo alternativo. Lo studio di graffiti è fantastico, però ci fermiamo qualche istante perché adesso è arrivato il momento di parlare del progetto e dopo ritorniamo a vedere il fantastico studio di graffiti. Se null'altro riesce a destabilizzarci quest'oggi, siamo qui finalmente a parlare di Combination, il vostro progetto. Dici un pochino quello che c'è dietro. Ok, tutto questo. È un po' che osserviamo il mondo mondo web 3 degli NFT, lo studiamo e lo teniamo d'occhio. Abbiamo solo deciso però quest'autunno, l'autunno scorso, di cominciare a lavorare a un progetto nostro, ma un progetto che avesse anche un collegamento reale con la vita reale. Quindi crediamo molto in un mondo ibrido, in cui il mondo digitale si interseca e si contamina col mondo fisico, e quindi volevamo trovare qualcosa che fosse, diciamo, che rappresentasse un po' questo nuovo mondo in cui viviamo. Avendo anche una sensibilità particolare per il mondo green, ci è sembrato molto interessante costruire un prodotto e un progetto NFT in quest'ambito.
però volevamo prima creare il progetto nel mondo fisico, avendo che fosse solido, fosse serio e fosse direttamente gestito sotto il nostro controllo. E tangibile. E tangibile, esatto. Soprattutto, come prima dicevamo, le piante verranno piantate in Italia. Sì. Non troppo lontano da qui. Esatto. Visibile da tutti, poi, i possessori di NFT. Non stiamo parlando di piante piantate in qualche posto remoto della terra, da chi forse... Con... Esatto. Questo era un elemento importante che per noi... da serietà, da solidità al progetto, quindi noi cureremo direttamente, osserveremo direttamente la crescita di queste piante. Sono tutte piante che sono numerate, georeferenziate, e quindi a ogni NFT che noi produrremo c'è associata una specifica pianta con una specifica numerazione, e questo è importante perché poi noi andremo a misurarle periodicamente, a fotografarle, e tutto sarà visibile sul sito web. Quindi tu potrai vedere quanto la tua pianta sta crescendo. Riporto una gag di prima, che in questo caso le dimensioni contano, sì. Perché c'è un sistema di cui adesso me ne parlerai. Sì, esatto, perché abbiamo individuato come elemento interessante, diciamo, le misurazioni che faremo su questa pianta sono importanti perché... alle misurazioni sarà collegato un algoritmo che determina la quantità di CO2 assorbita dalla pianta in base alla dimensione che la pianta ha. Sì. La quantità di CO2 assorbita sarà collegata alla produzione di un token collegato all'NFT, il token si chiama Linfa, e questo token potrà essere utilizzato per acquistare prodotti e servizi sia digitali ma anche fisici all'interno di un e-commerce del progetto dedicato, sì. E in questo modo vogliamo far sì che l'NFT abbia anche un'utilità concreta, oltre a vedere quanta CO2 viene assorbita e far parte di un movimento che vuole aiutare l'ambiente, positivo. Ma ho un rendimento poi concreto. Grazie al fatto che sto aiutando l'ambiente. Ora, Luca, passiamo invece a parlare, oltre di quello che si può fare proprio a livello di funzione. Mi dicevi che i fagioli, perché sono effettivamente fagioli questi NFT, sì. Volevo chiederti quanti ne sono, sì. Quanti mint verranno effettuati, sì. Eccetera. L'idea finale è molto ambiziosa. Vogliamo piantare 15.000 piante. Significa togliere dall'atmosfera 1500 tonnellate di CO2 all'anno. Scusami se ti interrompo, ma è interessante il fatto che tu non mi stai rispondendo abbiamo fatto X NFT, ma noi vogliamo piantare 15.000 alberi e quindi e già quindi. Mi piace questa cosa. L'obiettivo è quello di riuscire a piantare queste piante e di sensibilizzare le persone sui temi ambientali. L'NFT è uno strumento. Allora, partiamo con il primo mint, la prima genesi, diciamo, la prima serie, che sono fagioli. Da qui anche il nome Combination, con il bean, che è il nome del fagiolo in inglese, la nazione dei bean che si combinano. Questi fagioli umanoidi, bellissimi, e poi incontreremo anche le persone che li hanno pensati, vivono in un mondo del futuro in cui gli umani sono andati via dal mondo e hanno lasciato spazio a una nuova forma di intelligenza che però ha un'attenzione particolare al mondo dell'ambiente e lo vuole proteggere. Facendone parte. Questo è lo storytelling che ci abbiamo costruito sopra. I 3.939 pezzi, graffiti, sono i numeri un po' fortunati di graffiti, no? Cioè il 3, il 6, il 9, quindi abbiamo giocato su questi numeri. Questi fagioli poi in una seconda fase potranno trasformarsi in fiori, perché chiaramente se tu pianti un seme, poi quel seme produce qualcosa, nel nostro caso dei fiori. Ma questi fiori hanno una caratteristica, che è quella di ereditare le rarità dei fagioli che li hanno generate. Se tu combini più fagioli, il fiore erediterà i tratti, diciamo, rari dei fagioli. Questo produrrà appunto dei fiori
più o meno rari, brucerà anche un fagiolo, perché chiaramente ha prodotto un fiore. E quindi ci sarà anche una, crescerà anche una scarsità. È una cosa importante da dire è che gran parte del second market, delle fee di second market, anche del progetto, torneranno all'interno del progetto e alimenteranno la community sotto forma di prodotti disponibili nell'e-commerce. La cosa che non abbiamo detto è su rete Ethereum. Sì. Questo magari a qualcuno adesso potrebbe storcere il naso, perché potrebbe essere una contraddizione con tutta l'anima ecologica del progetto. Però abbiamo ritenuto che la rete Ethereum fosse quella più seria, la più solida e da utilizzare, ma anche in una visione più, diciamo, un pochino più lunga, che chiaramente invece sarà molto più ecologico e quindi, insomma, ecologico, economico, esatto, e veloce, dovrebbe essere. E adesso che avete fatto i bravi, avete visto la parte importante, torniamo al tour. Questo invece è il team di sviluppo, sono i ragazzi che stanno sviluppando gli smart contract del progetto, quindi sono all'opera in questo momento. Sì. Questa invece è la parte di copy, da dove è uscito il nome del progetto, la parte un po' social, insomma, del progetto Combination e anche dell'agenzia. Loro invece sono il team creativo, Nicolò, Sveva e Raffaele, che hanno un po' immaginato tutta la parte art, tutta la parte di storytelling legata a questo progetto NFT. Ciao ragazzi, vai Nicolò, ti vedo già pronto e carico, raccontaci un pochino di cosa state facendo e in generale del progetto. Abbiamo creato questi fagioli umanoidi, appunto. La prima idea era stata quella di renderli molto cool e freschi, alla moda, quindi abbiamo creato tutti questi asset che poi verranno messi assieme con un algoritmo per creare appunto dei bin unici. E come detto, stiamo cercando di seguire anche le mode, le tendenze del momento. Abbiamo fatto anche una collezione, una capsule collection di bin che rappresentano personaggi famosi, quindi se il vostro idolo è Justin Bieber potete cercarlo nei nostri bin. Cioè, non dico nemmeno chi è, perché è impossibile che non lo conosciate. Questo è un fantastico giardino. Sì. Con una vista spettacolare, tra l'altro, devo dirti. Questo spazio lo sfruttiamo chiaramente molto d'estate. Loro sono due membri del team di Combination e sono quelli che in assoluto hanno l'anima più green di tutti, perché hanno un progetto fighissimo che stanno portando avanti. Ciao ragazzi, ciao. Mi dovete spiegare perché siete l'anima più green del team, sono curioso. Allora, noi abbiamo un progetto che si chiama Plastic Free Ride e questo progetto consiste nel viaggiare in bici con le nostre bici gravel e raccogliamo la plastica lungo strada, per cui ogni rifiuto che troviamo ci fermiamo e lo raccogliamo, abbiamo dei contenitori dove riporre i rifiuti e poi alle isole ecologiche scarichiamo tutto e viaggiamo così. Doppia fatica, insomma. Esatto. Non mi bastava farmi, sì, solo i chilometri. E buoni freni per fermarsi ogni volta. Esatto. E quindi mi spiegavate che quest'estate state per fare un altro dei vostri giri. Partiamo proprio prossima settimana e partiamo da qua, da Graffiti, e andremo fino a Budapest raccogliendo in questa modalità i rifiuti. Circa 1000 chilometri. Circa 1000. Sì, più o meno, sì. È incredibile. Complimenti ragazzi. Grazie. Ti faccio anche vedere una cosa. Questa è la versione, direi neanche beta, del progetto, la versione alfa. Sono le famose piante di Paulonia che poi pianteremo, stiamo adesso facendole crescere qui come test, ma poi saranno parecchie migliaia a essere piantate in un terreno adeguato, sempre qui in Italia, nella pianura padana. Già che comunque avete una beta, una pre-alfa, come la volete chiamare, qua, vuol dire tanto. Solitamente non si sa mai dove sono situati, sono in posti un po'... Ecuador. No, esatto, ci abbiamo pensato proprio parecchio a questo, cioè prima volevamo
realizzare tutta la parte reale, avere diciamo il progetto nel dettaglio per quanto riguarda la parte diciamo IRL, come dicono i giorni d'oggi, così. Esatto. E poi costruirci sopra il progetto digitale che passa dagli NFT. Ma il nostro è un progetto concreto, vuole piantare tante piante nella pianura padana e togliere tanta CO2 dall'aria in modo concreto. Questo è un altro progetto nostro, è legato al mondo delle t-shirt. Volevamo creare un luogo in cui la t-shirt venisse valorizzata e dove venissero valorizzati anche talenti italiani dell'illustrazione, e quindi abbiamo creato un sito che si chiama t-shirt.it, semplicissimo. E questo è il motivo per cui, collegato anche al progetto Combination, ci sarà anche una parte legata alle t-shirt in una fase successiva. Questa è la parte un pochino più diciamo pubblica, perché abbiamo pensato agli spazi in modo tale che ci fosse una parte un pochino più privata dove si lavora, dove insomma, c'è l'open space, e una parte un pochino più aperta che sia anche di interazione con il territorio. Per noi è importante, ci sono tre pilastri fondamentali di graffiti. Uno è attenzione alle persone, due è attenzione al territorio che ti ospita, perché noi crediamo che il nostro compito, essendo diciamo così un po' più avanti per necessità, dobbiamo anche fare in modo che il territorio si evolga. Faccio vedere di sotto, se vuoi. Andiamo. C'è un altro segreto. Sembra una semplice porta, invece porta a un altro mondo. A un altro mondo ancora. Questi sono, è un po' il luogo dove è un po' un misto tra creatività, svago, ma poi c'è anche la parte di produzione foto e video. Con questi sono alcune cose che abbiamo fatto, ma non solo qua, anche fuori. Questo è un set per un podcast che stiamo producendo. Qui invece c'è un piatto di posa dove possiamo entrare addirittura con un'automobile, quindi abbastanza ampio. E con Luca in sottofondo, che in quel momento ci stava mostrando altri 1000 progetti, è giunto il momento di salutarci. Si conclude questa fantastica esperienza. Grazie Luca e grazie a tutto il team di Graffiti. Davvero Luca è una fonte infinita di informazioni e di esperienze. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo a un prossimo video.